Qui Maceteros in diretta The Flow, abbiamo appena visto il video in cui Salmo insomma si sbatte con gli spaghetti, il sale grosso. Jack diceva giustamente perché col sale piccolo non viene. Non viene. No, no. È che allora, gli hanno rubato in studio, però aveva soltanto pasta e robe così. E quindi è andato con quello. Esatto. Abbiamo visto questo Salmo innanzitutto, big up perché è un fuori di testa, un modo di concepire la musica tutto suo. Io vorrei chiedervi anche a voi, comunque siete un gruppo molto unito e lui è un po' il leader del tutto, no? E quanto vi ispira lavorare con uno come Salmo? Con un pazzo del genere in senso buono? Diciamo che è una spinta in più, perché comunque ti spinge in qualche modo a voler lavorare molto di più sulle parti che magari ognuno di noi ha un po' più carenti, per esempio l'essere non solo MC ma anche produttore. Sì, un po' un tutto fare lui. Esatto, sì, sì. Comunque riuscire diciamo appunto a lavorare su questi aspetti qua. Un'altra roba su Salmo, che purtroppo non è qui e quindi devo chiedere a voi, devo grattare qualche informazione a voi. Allora io so che ha fatto una sorta di secret live, sì. 30 metri sottoterra a Napoli. Con la Red. Com'è che funzionava sta roba qui? Spiegatemi un po' come andava. Funzionava in una maniera semplice: tu dovevi conoscere il personaggio Salmo, rispondere a degli enigmi che venivano posti settimanalmente sulla sua pagina Facebook. E se tu eri bravo, rispondevi a un tot di enigmi. Adesso non mi ricordo per esattezza come funzionava il concorso. Sempre enigmi, no? Si fa. Sempre macete. Enigma c'è sempre in mezzo. Tu comunque rispondevi a questi e potevi essere scelto per andare lì a presenziare questo concerto che mi hanno detto che è fantastico. Io 30 metri sottoterra manco morto. esatto, giustamente. Tra l'altro ci sono stati pochi invitati, fra virgolette, esatto. Era una roba molto anche di nicchia. Da quello che sapevamo appunto era una questione proprio di mancanza di ossigeno dopo un po'. Saresti troppo sottoterra con tutte quelle persone, cioè con troppe persone in più di quelle che ci potevano stare appunto. In più a cantare. Esatto. Rischiavano tutti. Esatto. Però. Devi tornare su. Allora.